I pescatori regolari della Pialassa Baiona, dopo lo stop alla pesca dettato dall'emergenza Covid, si trovano nuovamente in difficoltà a causa della chiusura della valle, dovuta a lavori di bonifica ambientale. La Lega si è schierata a fianco delle proteste dei pescatori, chiedendo la chiusura dell'area in un periodo non conflittuale con la vita della valle. Far stare fermi un altro mese, diciamo, pescatori, oltre pescatori, parliamo quelli di pescatori regolari, oltre al fattore turistico che sappiamo benissimo che Marino Meli di Nord ha un turismo oltre che quello familiare, ma anche quello legato in sinergia con la Pialassa, quindi passeggiate che si possono fare, ma anche all'interno delle isole attraverso barchette, canoe, eccetera eccetera. Quindi a nostro avviso i lavori sono sacrosanti, ma la tempistica è veramente tragica. Sempre per quanto riguarda i pescatori, si sa una stima di quanto potrebbe essere il danno per loro economico? Il danno alle stime esattamente non lo sappiamo, però facciamo conto che sono circa una cinquantina di famiglie che ovviamente giornalmente raccolgono totte di vongole, moltiplicate per 30 giorni, comunque non si parla di cifre basse, ecco. Il danno credo che sia elevato, a prescindere da tutto, ma anche grave considerato che senza preavviso e prolungato oltre i mesi precedenti che erano stati fermi per colpa del Covid. Chiedono semplicemente di poter continuare a lavorare e che i lavori vengano spostati in un periodo non conflittuale con pesca, turismo e altri fattori. Noi ci auguriamo appunto che con questi tre interventi incrociati, quindi comune attraverso il mio question time, regione e Parlamento, insomma, che questo grido di aiuto venga ascoltato e anche se sono già passati dei giorni, che venga immediatamente bloccato tutto e posticipato appunto fuori questo periodo, diciamo, conflittuale.